La stazione centrale diventa off-limits nelle ore notturne, mentre la polizia municipale, insieme alla proprietà, ha blindato con catene filo spinato l'edificio di via Siena accanto alla banca MPS. Due provvedimenti che vanno nella stessa direzione, impedire i bivacchi notturni e frenare il degrado denunciato più volte sia da viaggiatori per quanto riguarda la stazione, sia dai residenti per l'immobile del soccorso. Dalla notte tra lunedì e martedì prossimi, quindi, alla stazione centrale resterà aperto solo l'atrio nelle ore notturne. Al divieto d'accesso ai binari e alle sale d'aspetto, già in vigore, si aggiungerà la chiusura dei sottopassaggi. Per fare questo è stato installato il cancello che chiuderà l'accesso dal retro della stazione. La chiusura inizia all'1 e dura fino alle 4:45, fascia oraria in cui non si fermano treni nello scalo pratese. Chiuso anche il passaggio all'altezza della parafarmacia. Riguardo l'edificio di via Siena al soccorso, questo era frequentato da persone che approfittavano della facile accessibilità e delle grandi dimensioni dell'immobile per trascorrervi la notte ed effettuare traffici illeciti. La polizia municipale ha effettuato numerose operazioni di sgombero che si sono chiuse oggi con la blindatura degli accessi. Due degli ultimi occupanti, una ragazza minorenne che si aggirava nei pressi dell'edificio e un anziano cittadino pratese in situazione di estrema difficoltà, sono stati presi in carico dai servizi sociali del comune.